devo prendere posizione. Qualsiasi membro di una gang di motociclisti, a patto che non si siano già ammazzati. Disperatamente che le persone si svegliassero e vedessero che le amiamo, vi vogliamo aiutare. In questo quartiere è stato dichiarato lo stato di emergenza. Non ho nemmeno un'arma. In questo quartiere è stato dichiarato lo stato di emergenza. Sta scatenando l'inferno. Attenzione, l'ordine verrà ripristinato con la forza. Attenzione, l'ordine verrà ripristinato con la forza. Tutti in forma? Sì! Tutti i prigionieri sono tenuti a tornare immediatamente nei loro dormitori. Coloro che ignoreranno quest'ordine verranno abbattuti. Sulla lista, fammi dare un'occhiata. Ci siamo. Ho localizzato Gina, Ailey e Franklin. Ora caricherò le loro posizioni sul tuo cellulare. Strano però, non c'è alcuna traccia di Mickey.
tutto quanto sancito dal regolamento carcerario. Abbiamo inviato dei ricognitori per ricadarci. La contata avvento dai detenuti. Speriamo sancitata dal regolamento il problema con le comunicazioni. Dacci un taglio, amico, non gioco. Questa città di messaggi di speranza e di disprezzo. Sarà il primo passo. In questo quartiere è stato dichiarato lo stato di emergenza. Mettiti a terra, ora ti porto. Quartiere è stato dichiarato non nemmeno un altro. Ehi, tu! Mi riduco la faccia in portiglia. Continuate così. Siete delle leggende viventi. Nulla mi fa ribollire il sangue.
più della vista dei Norche che fanno i prepotenti con i civili. Eppure, dopo tutto questo tempo, la maggior parte delle persone continua a evitare il loro sguardo e cerca di allontanarsi il più in fretta possibile. Per fortuna esiste la resistenza. Per ogni anziana signora colpita dal calcio di una pistola, per ogni passante malmenato, noi esigiamo vendetta. E le nostre rappresaglie sono fulmine, brutali e spietate. Non hanno scampo. Nulla mi fa ribollire il sangue più della vista dei Norche che fanno i prepotenti con i civili. Eppure, dopo tutto questo tempo, la maggior parte delle persone continua a evitare il loro sguardo e cerca di allontanarsi il più in fretta possibile. Per fortuna esiste la resistenza. Per ogni anziana signora colpita dal calcio di una pistola, per ogni passante malmenato, noi esigiamo vendetta. E le nostre rappresaglie sono fulmine, brutali e spietate. Non hanno scampo. I prigionieri sono tenuti a tornare immediatamente nei loro dormitori. Coloro che ignoreranno quest'ordine verranno abbattuti. Tutti i prigionieri sono tenuti a tornare immediatamente nei loro dormitori. Il mio amico è appena tornato da 3 mesi nel centro agricolo di Montour, quella splendida zona agricola. Ha imparato a coltivare i campi e a lavorare la terra. Ha detto che è stato catartico e che l'ha fatto riflettere. Dobbiamo adottare anche noi questi sistemi. Se riuscissimo ad allestire delle fattorie segrete, la resistenza diventerebbe autosufficiente. E non dovrebbe più tutta qui. Siete in una pattuglia di Norte nel vostro quartiere. Tenete la testa alta. Non comportatevi come cuccioli feriti. Tenete la schiena dritta e sostenete il loro sguardo. Vi urleranno contro e, nel peggiore dei casi, vi diranno, ma voi avrete comunque vinto. Non sarete più loro schiavi.
e di galattismo, che è una sensazione esaltante. Tutti i prigionieri sono tenuti a tornare immediatamente nei loro dormitori. Coloro che ignoreranno quest'ordine verranno abbattuti. Tutti i prigionieri sono tenuti a tornare immediatamente nei loro dormitori. Coloro che ignoreranno quest'ordine verranno abbattuti. Veramente infuriare. L'EPC è sempre stato volutamente senza volto. Un burattinaio che tira i fili nell'ombra e quell'uomo è il loro burattino. Una marionetta assurda che ci viene sventolata in faccia ogni volta che i Nork vogliono comunicare qualche messaggio. Ma i giorni contati e pagherà caro il suo tradimento. La gente ci definisce terroristi e questo è un colpo al cuore per me. I Nork sono insidiosi, i loro ronzanti altoparlanti sono implacabili e subdoli. La propaganda con i droni... Se Walker è davvero come lo descrivono, non aprirà bocca. Libertà, sì. Non so chi sei, ma avrai avuto un buon motivo per liberarmi. Devo andare a prendere alcune cose da un mio vecchio amico. Ma passa pure a trovarmi alla borsa quando vuoi. Cavolo, è successo? Pianificano volentieri un modo meticoloso ma anche creativo. E il loro ultimo assalto all'EPC è l'esempio perfetto. Hanno saputo che in un vecchio yacht club di Dayton si sarebbe tenuta una festa per gli ufficiali di alto rango dell'EPC. Hanno modificato le barche e le hanno usate per intrattenere gli ufficiali. La sera della festa, i generali dell'EPC sono saliti a bordo degli yacht e hanno... Non temere, Brad. Sono spaventata, ma non deluderò la nostra gente. Yeah!
sei delle PC, quindi non sei un mio nemico. Se hai bisogno di una mano per eliminare qualche Nork, conta su di me. Lascia stare questa nuova. Ok, pare che la gang sia al completo. Ben fatto, Brady. Vieni a trovarmi al mio rifugio. Ho delle buone notizie da comunicarti. E che tanta gente perde la vita per via delle loro azioni. L'EPC ha propinato queste menzogne al popolo, nutrendolo di pregiudizi. Spargono la voce che le attività della resistenza causano la morte dei civili, sfruttando il caos, facendo risuonare le strade di ma come potete essere tanto ingenui? Menzogne. Nient'altro che menzogne. Mantenete la calma e segnalate. Ciò che ci dipenda!
sancito dal regolamento carcerario. Attenzione, la condotta adottata al momento dai tecniche e letali. Viola quanto sancito. Un perfetto riassunto della personalità delle persone. Ti rompo il culo, brutto stronzo. Tutti i prigionieri sono tenuti a tornare immediatamente nei loro dormitori. Coloro che ignoreranno quest'ordine verranno abbattuti. Tutti i prigionieri sono tenuti a tornare immediatamente nei loro dormitori. Coloro che ignoreranno quest'ordine verranno abbattuti. Tutto è stato compreso. Meglio farlo troppo. Tutti i prigionieri condividono la responsabilità. Viola quanto sancito dal regolamento carcerario. Attenzione, la condotta adottata dal regolamento carcerario. Sei tu, mio caro amico. Attenzione, i detenuti che verranno sorpresi a infrangere le regole della prigione verranno abbattuti. Attenzione, i detenuti che verranno sorpresi a infrangere le regole della prigione verranno abbattuti. Porca puttana! Io me ne vado. Puoi farti sparare? Spostati! Attenzione. La condotta adottata al momento dai detenuti viola quanto sancito dal regolamento. Ciuccio così! Che cavolo succede? Unghia! Prego, Fina! Nelle zone sono state rilevate attività terroristiche. Mantenete la calma e segnalate tutto ciò che vi sembra sospetto. Alcuna intenzione di state rilevate attività terroristiche. Mantenete la calma e collaborate con le nostre squadre di investigazione. In questo settore sono state rilevate attività terroristiche. Mantenete la calma e collaborate con le nostre squadre di investigazione. Voglio combattere. Voglio rimanere fuori da questa storia. Lavorare.
le sei inceppata un'altra volta. Le armi dell'EPC ti dicono tutto quello che c'è da sapere. Questa nazione al suo antico splendore. Sono agili, lineari, tecniche e letali. Un perfetto riassunto. Dell'EPC. E guarda invece le armi della resistenza. Fatte in casa, in stadio, tenute in casa. Nelle mani potenti, efficaci e altrettanto letali. Saremo pure di forza. Attenzione, la condotta adottata al momento dai detenuti viola quanto sancito dal regolamento carcerario. Attenzione, la condotta adottata al momento dai preparati, idiota! Viola quanto sancito dal regolamento carcerario. Fermo dove sei! Bello, eh? E questo? Questo vi piace o no? Ottimo, Sulle era ora che si vedesse qualcosa di interessante. Si è elevata in quest'area. Riuscire a trarne vantaggio. Attenzione, la condotta adottata al momento dai detenuti viola quanto sancito dal regolamento carcerario. Attenzione, la condotta adottata al momento dai detenuti viola quanto sancito dal regolamento carcerario. Questa potrebbe essere la...
Immobile, metti le mani sopra la testa. Ehi tu. Eh? Attenzione, i detenuti che verranno sorpresi a infrangere le regole della prigione verranno abbattuti. Siamo carichi? Colpiscilo, beh! Allora, siamo carichi? Tutti dunque! Spaccagli la faccia! Cazzo, su, su che si può! Allora, siamo carichi? Andiamo, andiamo! Protestiamo! Non ce n'è stato bisogno! Andiamo, Tank, fai fuori quello stronzo! Ho puntato $10! Brady, amico! Ottime cazzo di notizie, ascolta! Mickey è in una cella di massima sicurezza alla stazione di polizia. Lui ci serve, Brady. Conosce i tunnel come nessun altro. Saprà portarci dritti all'Indiol. Bene, non sarà facile entrare nella stazione di polizia. L'EPC la sorveglia giorno e notte. Ma forse potremo convincere i detenuti a fare il lavoro sporco al nostro posto e a spalancarci le porte dell'edificio. Mickey è rinchiuso nella stazione di polizia. Se vogliamo riuscire a entrare nel municipio, dobbiamo tirarlo fuori di lì. Tu dimmi solo dove si trova il nemico. Al resto penso io. Resistenza non significa soltanto abbattere un assassino di notte. Si tratta di tracciare una linea per dire... Small dice che sei a posto, quindi ti tratterò bene. Grazie per avermi tirato fuori di lì. Dove imbattete in una pattuglia di notte, non posso sostenere. Tenete la testa alta. Tenete la schiena dritta. Sostenete il loro sguardo. Vi urleranno contro e, nel peggiore dei casi, diranno. Ma voi avrete comunque vinto. Non sarete più verificati. Diamoci una mossa, Brady! Mickey ha bisogno di noi. Brady, giusto? Ti ringrazio molto. Small mi ha detto cosa hai in mente. Io ci sto. Ho proprio voglia di divertirmi un po'.
Mickey è rinchiuso nella stazione di polizia. Se vogliamo riuscire a entrare nel municipio, dobbiamo tirarlo fuori di lì. Sappiamo dei nomi. Finiscilo! Il modo in cui ci trattano. Allora, dai, possiamo farcela, cazzo. Nel migliore dei casi, stanno trasformando i nostri splendidi bambini in droni, facendo loro il lavaggio del cervello. In questo quartiere è stato dichiarato lo stato di emergenza. Di nuovo, figlio di trono! Sono cresciuta a San Francisco, ma non l'avevo mai vista veramente. La situazione... Ora siamo carichi? Quando è arrivato... giornali più minacciosi. Abbiamo dei diritti! Abbiamo dei diritti! In questo quartiere... Avanti, vieni qui da me! In questo quartiere è stato dichiarato lo stato di emergenza. Straordinaria. Risuonava ancora nelle orecchie. Spacchiamo! Spacchiamo lo stato! Spacchiamo tutto! Via di qui! Mia nonna ha pianto la prima volta che li ha visti. Sì, siete voi i prossimi. Chiudi il fitto! Attenzione! Attenzione, i detenuti che verranno sorpresi e che oggi ne vedremo delle belle verranno abbattuti. Cioccolina! Giochi in un bombo, Maracio. Solitaccio! Seo, moro, idun, giù. Spaghi, giù. Attivi della zona. Oh, se vuoi, no! Yeah.
arrestato quest'area. Qui si fa sul serio. Riuscito, Brady, ma pare che tu abbia convinto un sacco di questi squinternati a unirsi alla tua patriottica crociata. Vieni a trovarmi al mio rifugio appena hai un minuto. No. La maggior parte dei messaggi sono stati pura retorica. Il fulcro dei sistemi audio. Tutti i miei sono sono progettati per finire la guerra, attaccare, renderla docile. La polizia e i governi tra il XX e il XXI secolo utilizzavano la stessa tecnica, sparando musica a tutto volume per piegare la volontà dei criminali. È stato dichiarato è una tortura psicologica. In questo quartiere è stato dichiarato lo stato di emergenza. Pensate davvero che devono tenere in attività quei sistemi audio 24 ore al giorno? Paccagli la faccia! Forza! E dai, amico! La maggior parte protestiamo! Per rimanere fuori. Andiamo, Tex, fai fuori quello... Small dice che sei a posto, quindi ti tratterò bene. Grazie per avermi tirato fuori di lì. Così si fa! Oh sì! I detenuti sono con te, Brady. Hai mostrato loro come reagire. Trasmetti il tuo segnale. Al resto penseranno i detenuti. Ci siamo!
che la rivoluzione abbia inizio! Mickey è rinchiuso nella stazione di polizia. Se vogliamo riuscire a entrare nel municipio, dobbiamo tirarlo fuori di lì. Sicuro piace farsi chiamare la mafia di Freetown. Sono probabilmente... Diamoci una mossa, Brady. Mickey ha bisogno di noi. A livello nazionale. L'EPG è terrorizzato. Nella centrale. E sapete qual è il bello? Che l'hanno fatta franca! Hanno mollato armi e armature e sono forti. Libertà! Scheletri di metallo. Torre di controllo dei droni controlla tutta la tecnologia dell'EPC nella zona riservata. Se la conquistiamo, ridurremo sensibilmente l'efficacia delle loro sentinelle automatizzate. Ora che la situazione si scaldasse un po'. Immobile. Ma se mi dà tutta...
Fermo lui, Doom! Droni è fuori uso, sarà più facile tenere a bada le unità automatizzate dell'EPC. Bel lavoro! Ammazzando la gente per la strada, previ. Quante persone hai ucciso? Sapevo che questo momento sarebbe arrivato. Questa è la prigione più sorvegliata dell'EPC, dove vengono rinchiuse le persone che costituiscono una grave minaccia per le attività dei Nork nell'area. Mickey è lì dentro. Trova un modo per farlo evadere. In avvicinamento! Ricevuto! Forte e chiaro! Un Wolverine! Freddy, entri in quella struttura se non conservate le casse di isolamento prima che vengano usate. Faresti un grande favore al mondo diverso. Nessun nemico è già qui! Sì, dopo sì! Soltanto giù!
Yeah.
Bravo, Brady. Ora che ti sei sbarazzato delle casse di isolamento, le PC non potrà più usarle per torturare la gente. Mi dispiace per il prossimo Nork che si troverà faccia a faccia con me. Come ti permetti? Vedo che i Nork stiano cominciando ad avere paura di noi. Devo rimanere fuori da questa storia. Quelli delle PC non stanno facendo prigionieri, Brady. Vuoi la tua libertà a non farci fuori? Brady. Avanti, ci siamo! Combattiamo per quello che è nostro! Combattiamo per quello che è nostro! Ehi, ma che cavolo? Thank you.
attraverranno questo tunnel verranno attaccati. Ti arriverà. Tutti i prigionieri sono tenuti a tornare. Ti prego, basta, no? Ti ho detto tutto quello che so, adesso riportami in cella. Ehi, ma che succede? Tu non sei dell'EPC. Grazie per avermi tirato fuori. Ti ha mandato Small, vero? Andrò a fargli visita. Da queste parti niente è gratis. Grazie ancora. Brady, sono Parrish. Io e Dana siamo appena arrivati alla borsa. Poco fa ho conosciuto i tuoi nuovi amici e devo ammettere che ero piuttosto preoccupato. A dire la verità, lo sono ancora. Ma Dana mi ha assicurato che sono dei tipi a posto. Torna qui, così possiamo procedere con il piano.
Teneteci pure rinchiusi. Poi succede questo. È il momento di scegliere da che parte stare. Fanculo ai Nork! Libertà o guerra totale! Libertà o... È meglio che tu stia molto attento. È la nostra chance. Sono cresciuta a San Francisco. Li terrò a bada io. Niente paura. Oh, ho visto cose più convincenti nel mio cesso. Questa è una prigione che ti aspetta. Brady, è bello rivederti intero. Siamo pronti per prendere Simpson. Procediamo secondo il piano. No, fanculo al piano! Abbiamo accettato di fare a pezzi in orca, quindi facciamolo! Hai dimenticato chi comanda qui, Small? No, ok, qual è il piano? Useremo i tunnel che ci ha detto Mickey per avvicinarci al municipio. Small, tu e i tuoi salirete sul tetto. Uccidete i Nork e fatevi strada fino a Simpson. Lascia fare a noi, Parrish. È da tempo che aspettiamo un'occasione del genere. Io e Parrish entriamo nella camera blindata e attiviamo la sicurezza dell'edificio. Così avremo il tempo di occuparci di Simpson e uscirne vivi. E resti solo tu, Brady. Accederai all'edificio dalla strada che porta al municipio. Una volta dentro, attiverai manualmente l'antenna principale. Così trasmetteremo bene, la nostra chiacchierata. Possiamo andare con Simpson a prendere a tutta Filadelfia. A calci in culo in orca. Calmati, Small, senti. Ci riguarda tutti. Se falliamo, la resistenza è finita. Ma non falliremo. Non permetteremo che succeda. Quando sei pronto, Brady, andiamo. Assicurati di avere quel che serve. Non appena sarai pronto, agiremo. È tutt'altro che facile ed è molto sgradevole. Ma dovete farvi valere. Così la gente vedrà cosa succede. Quando si rinuncia alla propria morale e alla propria anima, in cambio di qualche bello oggetto. Siate forti. Cavolo, non vedo l'ora di far fuori un po' di Nork. Ok, preparatevi, ragazzi. Si comincia. Sì! Andiamo a fare il culo a qualche Nork! Brady, siamo dentro. Io e Parrish ci stiamo dirigendo verso l'ufficio di sicurezza. Small e la sua squadra sono in posizione. Vai sul tetto e trova l'antenna della TV. Dobbiamo sabotare il segnale prima di raggiungere Simpson. Eccoti qua. Siamo con te, Brady. Ti faremo raggiungere il tetto dell'emittente televisiva tutto intero. Abbiamo scorte nel furgone, non fare complimenti. Dai, fa funzionare quell'ascensore. Non abbiamo tutto il giorno. Ci sono quasi. Solo un momento.
Ok, io vado avanti e vedo di trovare il modo di farti salire sul tetto dell'emittente televisiva. Andiamo, gente! Quando possiamo far partire i fuochi d'artificio? Quassù è troppo tranquillo! Voglio far saltare qualcosa in aria! Zitto, Small! Non possiamo muoverci finché Brady non si sarà occupato dell'antenna. Non fare cazzate! Credi che la squadra di Small sia pronta ad agire? Stai scherzando? Small non vede l'ora di far fuori Simpson e tutti quelli dell'EPC. Chissà cos'è successo tra quei due. Forse è meglio non saperlo. Se la staranno facendo sotto ora che lo scontro è vicino al loro quartier generale. Oh mamma, guarda, sarà un campo di battaglia. Andiamocene da questo tetto. Sento già i mirini dei cecchini sulla schiena. Fate attenzione ai cecchini. Sembra che qualcuno ci stia guardando le spalle. Sembra che qualcuno abbia tentato la fuga. Chissà se è riuscito nel suo intento. Nessuno supera indenne la sorveglianza dell'EPC, lo sai. Dobbiamo attraversare quella recinzione. Qualcuno ha una pinza tagliacavi? Il municipio ha un'aria così calma e pacifica. Purtroppo non durerà a lungo. Simpson pensa di avere tutto il potere, ma non si rende conto di essere solo una marionetta nelle mani dei nord. Se ne renderà conto stasera. Come cavolo facciamo ad arrivare lassù? Ci penso io. Sono riuscita a manomettere i controlli della piattaforma per la pulizia delle finestre. Solo un secondo. Un fottuto genio! Vai sulla piattaforma, ti faremo salire sul tetto dell'emittente televisiva. Tieni giù la testa e non farti notare. Facciamo in fretta. Quassù siamo dei bersagli facili. Esatto, Brady. Quella è l'antenna televisiva principale. Trova il sistema di controllarla, in modo da impedire ai Nork di interrompere la nostra trasmissione. Ci sono un sacco di pacificatori. Sembra che i Nork siano determinati a non correre rischi. Ti copriremo da qui, Brady. Ma cerca di non dare troppo nell'occhio. Sicuro. Bel lavoro, Brady. Ora occupiamoci di Simpson. Attiveremo un protocollo di sicurezza per impedire ai rinforzi di raggiungerlo. Tu unisciti alla squadra di Small sul tetto e difendilo in modo che il sindaco non possa fuggire in elicottero. Il tetto sembra libero. Non ce ne sono più. Brady, stiamo per attivare il protocollo di sicurezza. Tu pensa al tetto. Sembra che Simpson se lo sia appena fatto sopra. Ma rimane lì dove sono convinto di essere al sicuro. Fuoco! Sta bene, male che sei qui! Andiamoci dentro, Brady! Sì! Mi avete rinchiuso, Stronzi! State andando alla grande, continuate così. Spingi, cazzo!
Spara! Spara a tutti! Ho preso uno di quegli stronzi! Non basta! Di Simpson. Ti segno sul cellulare la porta che devi raggiungere. Cazzo, il protocollo di sicurezza ha chiuso anche questa porta. Dana, devi fare qualcosa per disattivarla. Brady, vedo altri soldati diretti verso di te. Dana, sbrigati con quella porta. Sto facendo del mio meglio, Brady. Dovrei aprire quella porta nel giro di pochi istanti. Fate secchi i soldati pesanti! Yes. Oh, chiudi quella cazzo di bocca e uccidi qualcosa, Mickey! Capito? E fumo da qui, vai, vai, fuoco! Cecchino! Sì, ricevuto! Cecchini del cazzo! Ok, cecchini! Lasciatemi concentrare! Tiro! Vai, 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 fuoco! Questo vale per me! Finati, la vengo! Aspetta! Sono quasi riuscita a violare il loro sistema di sicurezza! Non manca molto, Brady. Devo soltanto superare gli ultimi livelli di citratura. Riprendiamo sotto tiro! Devi distrarli! Così dovrebbe andare. Brady, la porta è aperta. Ci vediamo nell'ufficio di Simpson. Ora te lo sento. Small, difendi il tetto. Ci servirà una via d'uscita quando avremo finito. Certo, nessun problema. Potremmo andare avanti per tutto il giorno. Beh, quelli di noi che sono ancora vivi, almeno. A rapporto! Cosa sta succedendo là fuori? Rispondetemi! Ehi! Qualcuno mi risponda! Dannazione! Cazzo! L'ufficio è vicino, ci siamo. Via! Simpson, pezzo di merda. Dana! No, ascoltami! Dana, no! Stai giù! Portalo alla tua scuola. No, no, ti prego, ascoltami! No! Aspetta! No! No! Tieni giù le mani, ti prego! Dana, basta! Portalo alla scrivania. Ecco, voglio che tu legga questo. E poi che succede? Ti lascerò andare. Hai la mia parola. Brady, accendi la telecamera. Cittadini di Filadelfia, è il momento di reagire. No, non posso leggerlo. Leggilo, lurido verme! È una follia. Davvero non capisci? Fai una rivoluzione e uccideranno ogni americano in città. Che sia ribelle o meno. Stronzate. Sì? Boston, Pittsburgh. Quando è l'ultima volta che hai avuto notizia da là? Ti aspetti davvero che creda uno che ha tradito la sua gente? Cristo santo! Non ho tradito nessuno. Non è tutto bianco o nero. Io uso la mia posizione per fare quel che posso. Ascolta, i soldati stanno arrivando in forze proprio ora. Se ora abbassate le armi, io ti giuro che farò il possibile perché abbiano pietà. E forse... Pietà? Fanculo alla pietà! No, ascolta, la mia posizione... Che cazzo sai tu della pietà? Dana... So molto bene come usi la tua posizione.
Tu e i tuoi mi avete quasi ammazzata, Rivers! Okay. No, no, mi ascoltano. Vi prego. In culo la pietà! Posso? Mi ascolteranno. Allora, non potevo nascondermi. Dana. Ora! Dana, ci serve. Sei tu che non puoi! Capito. Dana. No! Catroia. Va bene. D'accordo, io non sono mai stato bravo con le parole, ma... Beh, sapete, il tempo di parlare è finito. O di pregare, o sperare. Ora è il momento di agire. E avete paura, lo capisco. E Walker è andato, i Nork ci hanno messo alle corde e ora siete in attesa che qualcuno vi dica cosa fare, che vi indichi una via d'uscita. Ma io dico, fanculo a tutto. Se volete salvarvi, dovete salvarvi da soli! Assumetevi le responsabilità. Rivolete la vostra casa, prendetevela! Rivolete la vostra vita, riprendetevela! Prendetevi una pistola o un mattone, lottate con i pugni! Usate i denti, incazzatevi a morte, gente! Perché ci siamo! Questo è il momento, la nostra unica possibilità. Lottate con noi. Lottate al fianco di fratelli e sorelle, al fianco dei vostri vicini. Alzatevi e lottate, cazzo! Se volete uscire dall'inferno, dobbiamo combattere per riuscirci. Non c'è più tempo, dobbiamo andarci. Dividiamoci, ci raduneremo una volta al sicuro. Finalmente, era ora! Ho perso il controllo. Nella tana del drago. Tutti hanno visto il messaggio. Il mio messaggio! Non potevano ucciderlo. Per quello che mi ha fatto. La gente è scesa in strada, ecco! È il momento della rivoluzione! Volevo solo mostrare che c'eravamo. E ce l'ho fatta senza Walker. Ho aspettato 5 lunghi anni. Ma ha avuto finalmente quello che si meritava. Ora comincia la festa. Sei completamente pazza, Dana, ma si può sempre contare su di te in questi casi. Grazie. Cosa avete fatto? Voi festeggiate. Non hai visto cos'è successo, dottore? Gassano la città. C'è un'aeronave che sparge gas proprio ora. Ne prepareranno altre e uccideranno tutti. Con delle aeronavi, davvero? Il sindaco l'aveva detto. Bisognava aspettare. Questo non è colpa di Jack. Li avete condannati. Perché mai vi ho dato una mano? Non so neanche più chi sono. Potevamo sapere che le cose sarebbero... Posso aiutare la gente, salvare le vite. Non ho mai voluto fare altro. Basta con voi, ho chiuso. Sam, avanti, Sam! Cazzo, dobbiamo fare qualcosa. Sì, dobbiamo agire in fretta. Distruggiamo le aeronavi prima che gassino la città. Abbiamo dei missili, ora è il momento di usarli. Ah, oh, sì. È il momento di posizionare i Sam in tutta la città. Quelli delle PC non sanno che abbiamo un asso nella manica. Faremo fuori tutti i loro dirigibili. Penso sia meglio dividerci. Sì, ognuno prenda un lanciarazzi. Dai, andiamo.
stiamo allestendo un lanciamissili SAM nella stazione di polizia di Ashgate. Abbiamo compagnia! Vai laggiù e assumi il controllo della situazione. Raggiungi il stanno attaccando il lanciamissili. Vai subito laggiù a dare una mano. Brady, il mio lanciarazzi è stato annientato. Quei fottuti Nork ci hanno colpito duramente. Sto tornando ad Ashgate con alcuni superstiti per dare manforte. Chiedi uno. Piacere vederti. Dobbiamo ripulire l'avamposto dell'EPC. L'aeronave si sta avvicinando. Dobbiamo assolutamente proteggere il lanciarazzi. È la nostra unica possibilità. Tienili a bada. Unità corazzate in avvicinamento. Stanno tentando di raggiungere i lanciarazzi. Fermiamoli. Soldati pesanti Nork, giù! Non so per quanto tempo ancora riusciremo a tenerli a bada. Credo di averlo beccato. I nebulizzatori. Dobbiamo trovare il modo di sbarazzarcene. Forse quel bastardo a doppio giochista di Crawford per darci una mano. Dopotutto ci deve un favore, no? Vediamoci al suo appartamento. Da dire quel verme in sua difesa. Brady, aiutami con la porta. Crawford! Perry, scazzo! Sei qui per uccidermi. Calmati. Non doveva andare così. Non ho mai... Voglio informazioni sui nebulizzatori. Portavano la gente per strada e la giustiziavano. I collaboratori. Ci hai tradito! Mi hanno spinto a farlo. Non avevo scelta. Sapevano tutto. Merda. Mi tenevano per le palle. Ho dovuto farlo. Da dove controllano i nebulizzatori? Non me lo ricordo. Cazzo. Parlavano di un sacco di cose. Avevano centinaia di piani. Avevano il controllo totale. Pensaci, Crawford, stanno già cassando Hurston. Topi schifosi stanno entrando. Concentrati. Voglio fare la mia parte. Dimmi come disattivare i nebulizzatori, Crawford. Portatemi fuori dalla città. Fatemi prigioniero. Non datemi in pasto alla folla. Non voglio morire, vi prego. D'accordo.
Ti porterò al sicuro, va bene? Lo prometto. Comandano i nebulizzatori da una torre di controllo situata nell'Indy Hall. Indy Hall. Mi dispiace per tutto. Beh, spiace anche a me. Un secondo, mi portate con voi? Non dovrei arrangiarti. Mi hanno obbligato! Hai fatto la tua scelta. Lo lascio a te, Brady. Mi dai il voltastrocco. Parrish! Vaffanculo! Credi che questa nazione ti appartenga? Non siamo stati i primi! Tutti vengono conquistati! L'EPC è più forte di voi! Vattene! D'accordo, cambio di programma. Dobbiamo raggiungere l'Indy Hall e trovare la torre di controllo dei droni. Io metterò insieme una squadra per riuscire a entrare. Brady, vai e assicurati che i nostri lanciarazzi nella zona rossa siano operativi al sicuro. Non ha senso disattivare i nebulizzatori se poi i nostri SAM non sono pronti a sparare.
Brady, i lanciarazzi SAM sono pronti per essere dislocati nelle varie zone di schieramento. Raggiungi il convoglio e fai in modo che raggiungano le posizioni. La nostra scorta è qui. Muoviamoci. Ok, andiamo, forza! Tieni gli occhi aperti. I Nork potrebbero essere ovunque. So che questa zona è abbandonata, eppure tutto questo comincia. Forse si sono già arresi e si sono ritirati da Filadelfia. Sì, certo. E magari i Nork hanno cancellato il debito americano perché si sentivano particolarmente caritatevoli. Restiamo concentrati. Abbiamo un lavoro da svolgere. Nemici! Ricevuto! Lo vedo! I lanciarazzi devono rimanere al sicuro. Lanciarazzi è stato posizionato. Ora procedi con il convoglio e assicurati che il secondo raggiunga la postazione designata. Se vogliamo che il nostro piano vada a buon fine, dobbiamo fare in modo che entrambi i lanciarazzi siano pronti. Sono felice che ci stiamo occupando delle aeronavi dei Nork. Mi hanno sempre fatto una paura tremenda. Detesto il suono che fanno qua. Rinforzi delle PC in arrivo. I lanciarazzi devono rimanere al sicuro. Ho
becchino! Ora siamo al sicuro. Ben fatto, signore. Entrambi i lanciarazzi Sam sono in posizione. Ottimo lavoro, Brady. Dirò a Parrish che è tutto pronto. Ti conviene fornirgli il supporto necessario durante la sua avanzata. Brady, qui Parrish. Stiamo assaltando ora la Indie Hall. Raggiungeremo la torre di controllo dei nebulizzatori a qualunque costo. Ti farebbe comodo il tuo aiuto. Andiamo, diamoci dentro! Spara subito dei missili su quel cancello! Si è aperta una breccia, siamo dentro! Seguimi! Dana, occhio a quelle torrette! Valle fuori! I giardini e raggiunto il municipio. Le torri sono sull'altro lato. Sono a secco di cartucce. Esatto. Prendete tutti più munizioni possibili. Tutti pronti, un ultimo sforzo. Preparatevi e poi raggiungetemi. In fretta, quelle aeronavi non aspetteranno. Thank you.
I nebulizzatori cadono come mosche. Le aeronavi sono allo scoperto. I nostri SAM si preparano. Qui Elm 3, fuoco. Qui Holloway, fuoco. Lombard, missili lanciati. Guarda cosa hai fatto. Tutto grazie a te, Brady. Oggi l'indipendenza è finalmente rinata. La battaglia per mantenerla inizia ora. Thank you.
quanti anni serviranno, per quante vite perderemo. Noi resisteremo ancora. E noi combatteremo ancora. Infine non trionferemo. È un po' surreale sentire la tua trasmissione con te qui accanto. Quanto mi piacerebbe tenere un discorso del genere e ispirare la gente. Quando faranno un film su questa storia voglio impersonare Walker. Perché Hollywood esista ancora. Ok, dovrebbe essere chiaro. Ripassiamolo ancora. Allora questi siamo noi? No, cosa? No, noi siamo qui. L'anatra è il checkpoint. E questa è Green Tree, vedi? Beh, non è in scala, ovviamente. Jill, a te sembra giusto. L'anatra non siamo noi. Elon, concentrati sulla missione. Il camion ci prende qui e ci porta fino alla zona gialla. Una volta a Green Tree, ti lasciamo al gruppo di Harve che ti porta da Parrish. Abbiamo fatto molta attenzione. Gente del tuo calibro non viene in città tutti i giorni. Parli come se fosse cosa fatta, Elon. Mille cose potrebbero andare storte. Perché è così nervosa? Secondo te è tua moglie. Va a parlarle. Sono felice che tu sia qui, Walker. Se fai scoppiare la rivoluzione, scacceremo le PC e tutto tornerà come prima. Ehi, perché pensare in piccolo? Staremo meglio di prima. Ma so che hai corso un grosso rischio venendo qui. Faremo il possibile per farti entrare a Filadelfia. Puoi contare su di noi. Ragazzi, il camion è qui. Andiamo. Concentratevi sul lavoro, ok? Ok. Ci siamo. Avanti, muoviamoci. Forza, svelti! Forse ho visto qualcosa muoversi là. 9-0, stronzi! Prendete questo! Imboscata! Non è l'EPC! Chi cazzo sono? Incredibile, hanno fatto esplodere il camion. Voi due, copriteci. Walker, dammi una mano qui. Avanti, non possiamo stare qui. Dobbiamo muoverci. Per andare dove? Il camion era il nostro biglietto d'ingresso. Passiamo al piano B. Non dovremo controllare Randall e Abby. Sono morti, Elon, dobbiamo andare. Non capisco come sia successo. 3 simulazioni perfette. E quando facciamo sul serio, va tutto a puttane. State tutti calmi, ok? Abbiamo passato momenti peggio. Ben detto. Da questa parte. Elon, Vance, andate a dare un'occhiata. Ricevuto. Ok, Walt. Ecco il piano. Vedi il cartello della metro? La linea passa proprio sotto le PC e le loro mura del cazzo e arriva dritta a Green Tree. Dobbiamo raggiungere la stazione senza attirare l'attenzione, quindi non sparare. Stammi vicino e non fare rumore, andrà tutto bene. Niente armi. Ricevuto. Ti seguo. Cazzo, un'aeronave. Muoviamoci. Jill, stiamo cercando di sgattaiolare oltre le pattuglie delle PC. Ne abbiamo dovuta abbattere una. Ok, ma fate attenzione. Cazzo, un cercatore. Se ci vede è la fine. Jill, passa dal container, ma fai attenzione al checkpoint a sinistra. Ci sono dei cecchini. Se continuiamo a uccidere soldati, capiranno che c'è sotto qualcosa. Non possiamo rischiare di farci scoprire. Sì, ci siamo. Possiamo colpirlo, trovare un'altra strada. Decidi tu. Bella mossa. Non correre rischi inutili. Jill, quando arrivi sulla strada, cerca un condotto fognario scoperto e seguilo. Ti lascio un paio di bastoncini luminosi. Ecco il tunnel. Andiamo. Dobbiamo raggiungere la stazione della metro al più presto. Questa parte. Per di qui. Ma è mané? Hai sentito? Ci ridumate di qua. Facciamo.
Facciamo attenzione. Chissà che cosa ha fatto. Cazzo, non possiamo combattere. Dobbiamo superarli senza farci notare. Qualche idea? Non resta solo, ci penso io. Facciamo attenzione. Non mi ci abituerò mai. Coraggio, da questa parte. Cazzo, è pieno di soldati dell'EPC. Presto, superiamo la recinzione prima che ci vedano. Se saliamo su quel container verde a sinistra, possiamo arrivare sul tempo. Ok, ci siamo quasi. Abbiamo raggiunto la metro e possiamo entrare dal tetto. Andiamo a dare un'occhiata. Ok, siamo dietro di... La metro è lì a destra. Restiamo giù. Aeronave, presto, al riparo. Attento, Walker. Occhio al raggio dell'aeronave. Tu non fai altro tutto il tempo. Già, fin troppo spesso. Oltre questo muro, cercate di non farvi scoprire. Attenzione, in quest'area ci sono lavori di demolizione in corso. Ecco la metro. L'entrata è sorvegliata da un cecchino. Non vedo alternative. Falla fuori in fretta e in silenzio. Peggio è che col tempo diventa più facile. Oltre il cancello c'è la zona gialla di Kennedy. Il punto di ritrovo è il rifugio di Kennedy. Senza camion non possiamo entrare. Useremo la metro per passare sotto. La linea è sotto quel cancello. Stanno demolendo tutti gli edifici. Presto raderanno al suolo tutta l'area e non resterà niente. Bella propaganda di ricostruzione dell'America. Non ci avevo mai creduto. Entriamo e cerchiamo Elon e Vance. Aiutami a spostare questo. Ora il peggio dovrebbe essere passato. Ehi, niente male. Sporcizia c'è. Puzza c'è. Mi sento a casa. La mia stanza degli ospiti era esattamente così. Jill, Walker. Credo che non siamo soli qua giù. La gang che ci ha attaccati, 9-0, pare che vivano qui. E non vedono di buon occhio i visitatori. Dobbiamo sloggiare. Non possiamo. Non c'è altro modo per raggiungere la zona gialla. Magari ci hanno attaccati per errore. Dopotutto eravamo a bordo di un camion dell'EPC. Se gli diciamo che siamo della Resistenza... Aspetta di vedere la barriera, Jill. La loro opinione sulla Resistenza è piuttosto chiara. Cazzo, che altro può andare storto? Fidati, c'è sempre qualcos'altro che può andare storto. Mi spiace molto. Non è colpa tua, è la guerra. Se fosse facile, lo farebbero tutti. Ok, Vance ha ragione. Non possiamo portare questa gente dalla nostra parte. Elon, li vedi? Spero che non lo senta. Walker, da questa parte.
Ecco Elon. Vi aggiorno. La zona gialla è oltre questo tunnel, ma i 9-0 l'hanno bloccato. Credo volessero impedire all'EPC di entrare qui da Green Tree. Non c'è altra strada, dobbiamo aprire questo cancello. Cazzo! Dobbiamo sbrigarci prima che il fottuto tunnel crolli. Vedete questo cavo? Vance è andato a vedere dove conduce, crede che ci possa essere un generatore. Io e Jill terremo d'occhio eventuali 9-0 in arrivo dalla superficie. Walker, puoi aiutare Vance a trovare il generatore? Nessuno deve stare solo qua giù. Ok, vado ad aiutarlo a cercare. Vedi quel cavo? Quindi il generatore. Dobbiamo aprire questa porta. Guardiamoci intorno, magari c'è qualcosa di utile. Controlla di sopra, io cerco qua giù. Ci deve essere qualcosa di utile qua intorno. Ok, l'altra piattaforma. Vance, ho trovato una specie di officina. Bene, ci sono degli attrezzi utili? Credo che ci siamo. Vedi qualcosa? Questa dovrebbe andare. Vance, diamoci dentro. Perfetto, torna qui. Bene, apriamo questa porta. Avanti, Vance, troviamo il generatore. Cazzo, è buio. Quanto vorrei che potessimo evitarlo. Spero solo che riusciremo ad arrivare al generatore e andarcene prima che possano reagire. Beh, un po' di fortuna una volta tanto non guasterebbe. Come non detto? Le esplosioni si avvicinano. Temo che il tetto non resisterà. Non ci si annoia mai di questi tempi, eh? Ci sono modi sempre nuovi di farsi ammazzare. Almeno uno al giorno. E parlo per esperienza. Oh, cazzo. Il cavo si divide, non abbiamo tempo di seguire quello sbagliato. Non vorrei, ma dovremo dividerci. Ok, io il tunnel a sinistra, tu a destra. Ok, allora ti aiuto a spostarlo. Stai attento, hanno piazzato delle trappole. Fantastico, ci mancava solo questa.
ottimo sangue, direi. Ehi, se si mette male, non fatevi catturare vivi. Non ci riserverebbero un bel trattamento. Ricevuto. Ricevuto? Che cosa hai ricevuto? Che succede? Ci farebbero combattere e uccidere a vicenda. Tutto chiaro. Thank you.
Se il capo parla di andarsene, significa che si è arrabbiato. Io non vado da nessuna parte. Se ne vada lui in pensione. Linea, stronzo! Cazzo, non posso farcela! Devo muovermi! Vance, qua giù c'è una specie di auto blindata. Sto cercando di superarla. Fa attenzione. Cazzo, Walker, la strada davanti a me è crollata. Non posso proseguire. Non puoi nasconderti per sempre! Devo tornare da Jill e Elon al cancello. Toccherà a te trovare il generatore. Territorio. Devi pagarmi il prezzo, stronzo! Nessuno supera i 9-0! Lì, lì! Cazzo, cazzo, cazzo! Non puoi scappare per sempre! Ti troveremo! Walker, qui ci sono i 9-0! Li terremo a bada! Tu trova il generatore! Arrivo, Jill! Resisti! Thank you.
E quel cazzone sta venendo qui! Trovatelo e uccidetelo! Subito! Devo distruggere quel camion. Mentre te ne stai nascosto qui! Sei venuto qui sotto, eh? Stupido pezzo di merda!
sono i 9-0. Li terremo a bada. Tu trova il generatore. Arrivo, Jill. Resisti. Nei tunnel e quel cazzone sta venendo qui. Trovatelo e uccidetelo subito. Devo distruggere quel cane. Come on in.